Il ritardo, diciamo, la mia introduzione a questo punto sarà stringata al minimo perché credo vogliate tutti ascoltare Giancarlo. Per me è insomma, una grande emozione anche introdurre Giancarlo perché ho lavorato nel suo ufficio a Bogotà per 2 anni e ho avuto la possibilità di conoscere Giancarlo mentre studiavo per la tesi, in particolare mentre studiavo il programma di Fajardo, Sergio Fajardo, che era il sindaco di Medellín negli anni 90. E perché Giancarlo fu uno dei protagonisti del programma su Medellin per, diciamo, far uscire il narcotraffico, comunque limitare diciamo, le problematiche legate al narcotraffico nella città. E l'idea su cui lavorarono Giancarlo con Fajardo fu proprio quella di dire la bellezza è il primo strumento per combattere la violenza. E quindi decisero che era fondamentale diciamo, attraverso la costruzione di edifici pubblici di altissima qualità, intervenire nelle comunità più complesse e in qualche modo attraverso degli edifici pubblici far, diciamo, stimolare diciamo, i diversi individui, le diverse famiglie a trasformare questi quartieri. E devo dire che questo ha portato dei risultati incredibili. Quello che io dico sempre è che alla fine loro sono stati i veri inventori della rigenerazione urbana. Noi oggi siamo qui e ci riempiamo un po' la bocca di queste parole e loro lo hanno fatto realmente negli anni 90. E questo, diciamo, è la capacità di Giancarlo attraverso l'architettura di in qualche modo realmente incidere nelle comunità e diciamo, attraverso il gioco, l'architettura, incidere nelle comunità è veramente qualcosa di unico in questo momento al mondo. Inviterei Giancarlo a venire sul palco e grazie Grazie ancora per la Lorenza. pazienza. Niente, è questo. Allora, niente, grazie per essere qui. È un piacere essere a Milano. Grazie a Lorenza, all'Azzurra, a tutti i miei amici che voglio tantissimo a Milano. E tenterò di spiegare una conferenza che è la prima volta che la faccio in italiano. Allora non so come vendrà con il mio italiano, però tenterò di farla in una maniera molto più precisa da quelli che si è fatto in questo momento. E parto da una domanda: per chi o per quale motivo stiamo progettando nell'era antropoceno? Voglio capire cosa facciamo gli architetti, perché li facciamo, quali sono le cose importanti che facciamo noi propriamente. Per questo senso tenderò di far vedere i miei progetti intorno a 6 temi precisi che spiegherò ognuno di questi temi, che anche sono in tutti i progetti, li farò spiegare da una maniera molto più precisa in ognuno di questi progetti che piano piano farò vedere. Faccio una proposta, una tesi che dice: al di là dell'umano, l'architettura deve esplorare pratiche che sostituiscono l'uomo come l'unico fattore esistente per definirla. Allora, tenterò di far vedere i progetti che propiziano un tipo di rapporto con la natura, che propiziano un rapporto con gli uccelli, che propiziano un rapporto con le industrie, un tipo di architettura che non è soltanto pensata per le condizioni umane, è anche pensata per altri tipi di situazioni che ha la possibilità di moltiplicare le connessioni attraverso dall'architettura anche degli edifici che abbiamo pensato, anche di altri tipi di cose. Favorire la scomparsa di accordi tra attori umani e non umani permette la costruzione di un'architettura post-umanistica, inclusiva e diversificata all'interno di un sistema globale costituito da identità organiche, inorganiche, macchinistiche, politiche, sociali e anche ambientali in questo senso. Allora, abbiamo un interesse propriamente di lavorare intorno a queste cose, come la meteo, come la temperatura, come si può fare un progetto con la temperatura, con l'atmosfera, come si può fare un progetto con le abitudini, delle persone. E tenteremo di capire queste cose. Noi abbiamo un obiettivo chiaro quando facciamo questi progetti, è quello di capire bene lo squilibrio che c'è la differenza tra la forma in cui noi, gli architetti e i progettisti, anche i committenti, pensiamo i progetti e come propriamente la progettazione potrebbe propiziare un altro tipo di condizioni diverse a quelli che noi pensiamo come architetti, come se fossero i grandi pensatori che dobbiamo dire come gli altri devono abitare, devono vivere in questo senso. Allora, per questo si deve ripensare propriamente cosa c'è lo spazio in questo momento. Ripensare all'architettura al di là dell'umano significa pensare alla nozione di spazio,
più che un vuoto astratto e infinito come quello che abbiamo tutti imparato all'università, intendiamo lo spazio come una rete di interrelazione tra diversi agenti umani e non umani. Allora, come possiamo avvicinarci a capire questi attori, questi agenti che fanno lo spazio? Quelli che siamo seduti, quella temperatura, le cose che vengono in questo senso. Lo spazio allora è un luogo di mediazione tra i diversi agenti che definiscono complesse relazioni di interazione per formare assemblee di essere viventi in questo senso. Allora, queste sono le cose che farò vedere. Farò vedere sei progetti in cui parleremo di sei concetti propriamente. Uno che è la co-creazione. Come si può lavorare per co-creare un progetto? Non chiedendo agli altri cosa vuoi, no? Come si può capire, come si può fare un progetto di co-creazione con gli altri persone, le altre condizioni che non sono quelle soltanto che siamo abituati a parlare. L'altro è la performatività, una domanda: perché stiamo facendo architettura? Qual è propriamente l'interesse che noi abbiamo di propiziare diversi tipi di comportamenti? L'altro è il ruolo che può avere il gioco e l'anomalia nella critica all'idea della funzionabilità. Dopo spiego meglio ognuno di questi punti, però una critica a quella idea che noi facciamo progetti di grande utilità, molto funzionale, ma abbiamo perduto un sacco di cose perché alla fine soltanto pensiamo in questa idea di un'architettura che funziona per essere efficiente. Magari gli umani abbiamo bisogno di altre cose intorno a questa idea. L'altra è l'idea dell'architettura aperta e sistematica, un'architettura che non è mai finita, un'architettura che è incompiuta, che ha la capacità di essere adattabile. L'altro è l'idea dell'anomalia, come si può moltiplicare l'uso e costruire spazi diversi. E la partecipazione come un meccanismo di appropriazione, cui farò vedere un progetto di una fondazione che abbiamo aperto che si chiama Horizontal, con cui stiamo lavorando in giustizia restaurativa. Allora, parleremo della co-creazione e l'esclusione di diversi attori in questo senso. E noi tentiamo di capire cosa succede quando facciamo un progetto con gli altri, come si può fare un tipo di co-creazione, un lavoro di co-creazione, ma non si arriva a chiedere ma tu che cosa vuoi, come si dovrebbe spingere altri tipi di cose. Noi lavoriamo abbastanza con i giochi, con l'idea dal gioco, come possiamo fare tipo di esercizi con le persone in cui giochiamo insieme. Questo progetto che farò vedere, che è a Mariniglia, prima di tutto farò vedere un video che così si può capire propriamente cosa stiamo tentando da fare. Dopo spiegherò il progetto e poi farò vedere il progetto. Questo è dei sei concetti che vado a spiegare. Tenterò di far capire come funzionano gli attori che possono aiutare a moltiplicare un altro tipo di forma di avvicinarsi a capire l'architettura. Allora, esploriamo la concettualizzazione, l'implementazione e la diffusione di strumenti di progettazione collaborativa come tattica per raggiungere la comunità, espandere i potenziali utenti di qualsiasi tipo. Sviluppiamo strategie di intervento spaziale che riconoscono le aspirazioni dell'individuo e promuovono interconnessioni di reti e lavori locali. Queste idee delle reti sono molto importanti. Facevamo laboratori partecipativi, facciamo mappe degli attori che per noi sono molto importanti. Dobbiamo capire non solo i problemi dello spazio, di come ci abbiamo imparato, ma dell'altro tipo di attori che convengono. Facciamo eventi e oggetti con cui giochiamo in questa sorta di approccio intorno al gioco e alla ludica per capire loro cosa pensano, vogliono e possiamo introdurre nella maniera in cui pensiamo da fare. Farò vedere questo progetto, che è un parco educativo che abbiamo fatto anche con Fajardo, quando lui è stato governatore di Antiochia. È un progetto che è un parco educativo, è una sorta di un luogo che serve per educare i bambini anche più vecchi. E farò vedere prima il video. Planting is something I like to do in my house. Being in contact with nature from a familiar place, close and domestic. The first thing you have to do is choose a plant pot. Then you have to prepare the soil. It must be fertile and have the nutrients that the plant needs. Now you can put the plant carefully into the soil. You must water it constantly. When I'm not home, I ask my family and my friends for help. We all take care of it. The plant must be in an illuminated place to grow its strength.
My favorite part is to place it next to the rest of the plants. I've planted some of them myself. Others have been gifts from my neighbors. My garden has a little piece of everyone in the community. These plants make me feel at home. Allora, noi abbiamo cominciato a lavorare in questo senso, abbiamo fatto un workshop con la comunità in cui non siamo avvicinati a dirgli tu cosa vuoi fare nel tuo progetto, in questa scuola, in questo spazio di educazione. L'abbiamo detto a loro di fare il banconotti. I banconotti, loro dovevano disegnare i banconotti. Quando si vede loro, è un gioco in cui loro hanno la banca, noi abbiamo regalato questo progetto, era una maniera di pagarci il lavoro che abbiamo fatto, ma anche in una maniera in cui noi possiamo raccogliere le informazioni intorno all'identità di questo piccolo paesino che è Marinilla, e noi abbiamo voluto di lavorare con questa idea di loro dovevano disegnare i banconotti. In mezzo del banconotti c'è l'identità di una regione, c'è l'identità delle cose con cui si capisce, le persone si possono collegare. Allora, abbiamo fatto questi banconotti, loro hanno fatto un sacco di madonne, di condizioni che ne erano molto difficili di lavorare con queste cose, però abbiamo tentato di capire quali sono gli agenti che facevano parte di questo, la chiesa, i fiori, i gruppi musicali. Questa è una piccola città vicino a Medellin dove ci sono delle cose molto più caratteristiche. Con questo gioco abbiamo capito veramente loro che cosa volevano, cosa erano. Allora abbiamo, dopo di pensare come si potrebbe fare questo progetto, abbiamo tentato di propiziare due condizioni: l'intercambio di piante ornamentali. In questa regione le persone seminano un sacco di piante e poi hanno un rapporto con la natura molto forte, scambiano orchidee e fanno un sacco di cose. E poi c'è la condizione della domesticità, loro portano le sedie fuori di casa, parlano lì. Allora, come possiamo fare un progetto in cui l'edificio potrebbe propiziare queste condizioni che facevano parte dalle piante, delle caratteristiche delle persone che le abitavano lì, e poi c'era anche una scuola, come si poteva fare queste cose? Allora, lo spazio pubblico è basato sulla domesticità, c'è la natura, imprendimento, danza, abbiamo voluto mettere altre cose all'interno di questa scuola e abbiamo voluto anche di fare un progetto in cui le condizioni pubbliche potevano anche cambiare tra la condizione pubblica e le condizioni private. Dopo le faccio vedere un po' cosa abbiamo fatto. Allora, c'è un luogo dove le persone portano le piante, seminano le piante, e questo progetto diventa una sorta di apparecchio per seminare e scambiare i diversi piante che ci sono lì. Poi portano le sedie, portano la macca e vedremo un po' come le persone usano questo. Questo perché è importante per noi? Perché c'è una scuola, ma è una scuola che può diventare altre cose, può diventare una diversità di condizioni. Perché abbiamo fatto questo progetto? Perché abbiamo capito che cosa erano le agenti che componevano le condizioni sociali e culturali di una regione come Marinilla. È un paesaggio domestico, naturale in questo senso. E poi abbiamo fatto un progetto con cose che dopo parlerò ancora di più, intorno all'idea da un'architettura incompiuta. Abbiamo tentato di capire le condizioni della regione, che c'è una condizione idrica di montagna, e abbiamo pensato come si poteva fare un tipo di architettura non finita, una configurazione non finita basata sull'estensione di rami che possono crescere attraverso una nuova braccia, un'architettura che può crescere, che è adattativa, che si pensa come se fosse pezzi modelli, che sembrano come un tipo di Lego con istruzioni e condizioni che possano crescere. Questi sono i pezzi del progetto, e il progetto può crescere, poi si può cambiare con il tempo, può avere diverse configurazioni, non è un'architettura finita, è un'architettura che è adattabile alle diverse condizioni che abbiamo visto. Questi sono i modelli che abbiamo fatto nelle prime parti del progetto, questa idea di un greenhouse, di una sorta di spazio per attaccare cose, per attaccare piante, perché diventerà più verde con il tempo. Le fotografie sono fotografie da un progetto quasi appena finito. Allora, questo progetto c'è un'altra cosa. Come si poteva fare una scuola veramente pubblica, una scuola in cui non si riesce soltanto a andare lì per imparare e per essere per la notte, per fare un film, per seminare, per giocare, per andare a dormire nella macca, e poi c'era aperta 24 ore.
Allora, questa forma anche del progetto nasce dalla possibilità di collegare il centro della piccola città di Marinilla con i quartieri di questa parte. Allora le persone possono entrare qui, è sempre aperto e le persone possono camminare su queste condizioni. Questa era l'idea di un progetto che diventerà piano piano più verde, un progetto che è fatto con questo tipo di maglia fatta che le piante possono crescere lì e che ha una condizione che a me mi interessa molto. Ogni tanto sembra molto solido, ogni tanto sembra molto più trasparente, dipendendo un po' dalle condizioni che si trovano lì e poi delle condizioni del sole. Questa idea di una scuola che si può entrare da questa parte, si cammina dentro dove ci sono le piante, dove ci sono anche questa condizione molto più trasparente per cambiare. Allora, il parco è uno strumento di scambio, non è soltanto un tipo di progetto per andare a imparare e andare a scuola, è anche un spazio per lo scambio di diversi tipi di condizioni culturali, di piante, di altre cose. Poi le persone portano l'aguardiente, si siedono lì, prendono il bicchiere, che l'aguardiente è un tipo di grappa, e allora fanno un po' questa vita come se fosse parte dallo spazio da loro propriamente. Qui le persone hanno portato alcune piante, era appena aperto il parco, hanno portato anche le amache e fanno un tipo di vita magari molto più vicina a quello quotidiano che un spazio pubblico, un spazio in questo senso. Il secondo tema che andrò a parlare è quello della performatività, un'architettura che ha bisogno dell'utente come creatore, un'architettura dell'azione, le chiamiamo noi. Come si può fare un tipo di architettura in cui le persone che li usano sono realmente quelli che possono creare lo spazio, creare le condizioni e anche possono... possono attaccare diversi tipi di usi, possono programmare gli usi, non solo il progetto in se stesso. Allora, in questo senso per noi lavorare l'architettura non si basa solo in se stessa. Per noi la cosa più importante dell'architettura è cosa volevamo propiziare, cosa volevamo attaccare, cosa volevamo fare con l'architettura. Non è un problema di utilità e di massima funzionabilità. È quello che ho parlato un po'. Come si può fare un'architettura che si possa collegare con la natura di una forma diversa a quella che abbiamo fatto sempre come un tipo di architettura utile soltanto? Un'architettura capace di promuovere atteggiamenti e rapporti per incoraggiare la gente a pensare e a comportarsi di un modo in cui prima credeva impossibile. Questi sono uno degli obiettivi che per noi è molto importante. Questa opera di Pedro Reyes, che è un artista messicano, che si chiama El Sombrero, che è il cappello, è per noi interessante in questo senso. Quando io mi metto questo cappello, ci mettiamo insieme questo cappello, diventa un tipo di strumento di comunicazione, lascia di essere un sombrero, diventa un'altra cosa, ha bisogno di comunicare per muoversi. Allora, l'architettura se stessa, questa possibilità di spingere, di propiziare comportamenti, condizioni attraverso delle persone diverse, le persone possono essere anche i creatori dello spazio. Questo è un progetto per fare una copertura sportiva Branca Bermeja alla Colombia. Ci chiedono tantissimi i sindaci di fare questo tipo di coperte, di spazi che alla fine soltanto mitigano un po' le condizioni climatiche, però non servono per niente, basta propriamente spendere un sacco di soldi e non succede niente lì. Noi avevamo voluto di tentare di capire cosa si poteva fare con le comunità qui, abbiamo fatto anche dei lavori con loro. Sono piccole casse in cui normalmente non hanno spazio per fare dei momenti più importanti della famiglia, un matrimonio, una festa, una cosa che loro li chiamano 15 anni, che è importantissimo in Sud America ancora, la festa rosata, tutte queste cose che sono importanti. Allora abbiamo voluto di tentare di capire come lo spazio pubblico potrebbe diventare un gran salotto per la comunità, un spazio per fare delle grandi feste che non possono fare a casa, e come loro potevano anche appropriarsi di questa copertura come parte dal suo stesso spazio. Allora loro potevano, attraverso delle condizioni di... Questa è una città molto calda, c'è 41 gradi, 38, adesso non mi ricordo bene, però è molto calda, c'è un'altissima umidità. Come si poteva fare un spazio che poteva mitigare le condizioni climatiche, la umidità, il caldo, tutte queste cose in questo senso?
Allora, noi avevamo voluto fare un progetto che poteva moltiplicare l'uso e costruire una centralità climatica. Il progetto, uno può collegarsi con il progetto attraverso da un telefonino, da un cellulare e poi programmare che cosa vuoi dentro dal progetto. Puoi programmare la temperatura, puoi programmare la luce, puoi programmare tutto quello che vuoi e puoi prenotare lo spazio, che è un spazio pubblico, le persone del quartiere, e si attaccano a questa, alla pipì, e loro possono dire qual è la temperatura, il colore, e diventa parte della sua casa, diviene come una cosa diversa che si può appropriare per le comunità in questo senso. I grew up in Barranca. Each moment of my childhood I lived it here. My friends and I always played in the neighborhood streets. I remember my cousins' birthdays, all the family gathered. The parties were really great. My sister's 15th birthday was an unforgettable night. I remember these moments fondly, but it was hard to find a place where we could organize them. We could never have ideal conditions. Now, I can change all of this from my own cell phone. Play the music I want, change the temperature to gather in a cool place, watch videos with my friends, change the lights and have a great party. It seems that there are no limits here. The structure grows and adapts to our desires. I can create different atmospheres together with my neighbors. It's a space that is constantly transforming. It's a space for everybody. Allora, questo è un progetto che anche questa idea che può essere adattativo, che può crescere, che non importa così tanto quell'idea del disegno, dalla precisione sul disegno. A noi ci interessa ancora di più in questo caso un'idea di disposizione in cui l'architettura si adatta alle condizioni del luogo, ma non è importante, magari questa parte è ancora più lunga, più corta, non è la discussione che noi abbiamo in questo caso per fare un'architettura in quel senso. Questa coperta può essere molte cose, ci sono dei ventilatori per abbassare la temperatura, e noi abbiamo un interesse in alcuni dei nostri progetti di esplorare un approccio diverso, di esplorare un approccio di architettura in cui un'architettura in cui gli ambienti sostituiscono l'immagine dell'architettura. Come si può fare architettura con la temperatura? Come si può fare architettura con altre cose che non sono quelli soltanto del mattone, delle condizioni materiali? Altre cose che diventano architettura, che è una condizione di ambiente, una condizione diversa in questo senso, sistema di percezione fisse, ambientale, che possono essere fatte come in questo progetto e che possono essere anche controllate per l'utente attraverso il suo cellulare, possono diventare quello che vogliono fare. Allora abbiamo irrigatori di acqua, loro li possono spendere e spingere, possono mettere i ventilatori per abbassare la temperatura, ci sono schermi, musica, loro programmano tutto, lo spazio diviene quello che vogliono fare, dipendendo un po' dalle condizioni che hanno a casa da loro. Questo è il progetto che alla fine di questi progetti abbiamo fatto due con gli stessi sistemi, e i progetti si adattano alle condizioni del luogo come un problema di forma, non tanto come un problema da... Poi può essere anche una critica a quell'idea in cui l'architettura, la forma dell'architettura esce, è una critica alla condizione del luogo che siamo abituati nell'università, in cui il progetto nasce, la forma del progetto nasce dal luogo. Per noi è più importante quello che può produrre, che si può collegare. Questo è il progetto, fatto tutto in acciaio, questi sono delle trave, e poi queste bolle di policarbonato che sono che aiutano a controllare la temperatura anche in questo progetto. Questa idea di un'architettura non finita, che non sembra molto disegnata, che fa parte magari da un tipo di architettura che si dissolve con la natura in questo senso. Lo fado vedere un altro video che si vede meglio. Poi noi facciamo sempre, dopo dei progetti,
facciamo delle interviste, tentiamo di capire cosa è accaduto con il nostro progetto. Noi finiamo i progetti, continuiamo a fare una ricerca per capire le persone dal quartiere cosa non capiscono. Y hay muchas canchas que no tienen esas cubiertas y nosotros necesitamos tener unas cubiertas así porque la verdad que hay muchos partidos o campeonatos que son tipo 12 a 2 de la tarde, 3, y hace mucho sol acá en Barranca, entonces nos favorece bastante a nosotros. Como una nave espacial, han venido personas de gringos acá a tomarle foto a la estructura y dice, oh, muy bonito. Bueno, esa construcción tiene como unos ventiladores a los lados. Eso a mí se me parece como un helicarrier, es que se llama, como una nave. Bueno, esa es mi parecido que tiene esa construcción. Y esta es una cancha que se utiliza. Usted viene desde las 5:30 de la mañana, desde esa hora están trabajando y son las 10 de la noche, 11:30 de la noche y se está utilizando. No solamente tuviéramos un parque para practicar deporte, sino un parque como para practicar otros temas que tienen más trascendencia, como el desarrollo del ser humano, ¿no? Incentivar al joven que no sea un objeto de consumo y no de desarrollo. ¿Qué quiero llegar a decir con eso? Más escuelas de música, más escuelas de arte. No solamente ver al joven como la persona que viene a practicar deporte o la persona que se sienta en un parque, sino que la vieran también como esas personas que también pueden llegar a esa voz para el tema de la drogadicción a los jóvenes, como que pudieran rescatarlos, pero con arte y cultura. Allora, parlerò di un altro tema che per noi è molto importante. Tutti i progetti hanno un po' del gioco, dalla condizione performativa, tutti si incrociano un po' in questo senso, ma sto tentando di parlare soltanto di queste condizioni. Per noi il gioco è la unica possibilità di criticare questa società iperfunzionalista, ipermercantilista, in cui tentiamo di capire come si possono fare delle condizioni del gioco dentro dell'architettura e in cui noi pensiamo l'architettura come un problema non solo funzionale, ma in cui possiamo mettere un tipo di spazio anomalo, deformato, in cui possiamo avere altri tipi di rapporto. L'architettura non è soltanto un problema di efficacia e di funzionabilità, è quello dalla fabbrica, dalla macchina in cui abbiamo imparato per noi. Allora il gioco, la ludica e l'anomalia come critica l'idea della funzione basata sull'efficacia e la massima produttività sono dei temi che tenterò di far capire in un lavoro che abbiamo fatto per la Triennale alcuni anni fa, però che è molto importante per noi perché è stato uno dei punti in cui non abbiamo capito molte cose di più. Allora, tutta l'architettura che abbiamo fatta è nata un po' di questo senso dell'homo faber, della fabbrica come modello, massima efficacia e utilità, e quella idea del funzionalismo, quello che tutti facciamo le piante come se fossero organigrammi di efficienza e di utilità. Come si può fare un tipo di pianta diversa per capire lo spazio di un'altra maniera e non solo per essere molto efficace e molto efficiente? Dopo farò vedere un ospedale che è una cosa molto efficace in cui le abbiamo messo nella metà delle cose anomale e che hanno diventato un altro tipo di spazio in questo senso. E noi siamo interessati anche nell'idea dell'homo ludens, quell'uomo che gioca, quel gioco come strumento detonante di diversi tipi e che propizia diversi tipi di atteggiamenti e di situazioni inesperate che possono, come possiamo mettere un salotto come questo per fare una conferenza in cui magari io cammino attraverso da loro e giochiamo a parlare e tu puoi parlare di forma diversa con me. Questo è un tipo di atteggiamento diverso in cui noi possiamo capire queste cose. Allora, il valore del gioco radica nella costruzione di circostanze che promuovono rapporti diversi e che si spingono, che propizia un altro tipo di comportamenti all'interno dello spazio in questo punto. Questo che il mio grande caro amico Camillo Magni che gioca con una sedia. Come una sedia può diventare un gioco, come una famiglia termina giocando con una sedia. Questa idea è un po' dal gioco, dalla sedia, una cosa che non è ancora propriamente finita, ma ci interessa moltissimo. Allora, cerchiamo non solo un'architettura basata sull'efficacia e la utilità, e siamo interessati alla costruzione di spazi ludici anomali che permettano lo sviluppo di altri tipi di comportamento e relazioni.
Questo è lo spazio che abbiamo fatto per la Triennale, sei anni fa, non mi ricordo bene adesso, però l'abbiamo fatto e ci hanno invitato per fare un muro, ci hanno detto di dire un muro, di fare un muro, e noi abbiamo tentato, e il tema dalla Triennale era l'architettura e arte, e per noi l'architettura non è un problema di arte, diviene l'arte, propizia arte dipendendo da come le persone li usano all'interno. Allora, abbiamo creato un muro in cui le persone potevano entrare, ma li potevano deformare, potevano giocare con il muro, e il muro potrebbe diventare un tipo di spazio molto diverso a quello soltanto di passare da un punto all'altro. Come passare può essere un spazio molto più diverso in questo senso. Allora abbiamo tentato di capire cosa voleva essere l'arte, l'effimero. Queste parole che metto qui sono le parole che che tentiamo di mettere sopra il tavolo e discutere un progetto non solo di quella parte molto architettonica, tra virgolette, dell'efficacia, queste cose, anche cosa vuol dire l'effimero in questo senso, il percorso, queste idee di flessibilità, queste cose che per noi sono importanti. Allora, abbiamo proposto un tipo di spazio flessibile, un muro flessibile, in cui l'utente è colui che trasforma le pareti in un oggetto d'arte nel momento in cui la deforma. In quel momento diviene arte, nel momento che le persone li usano, le deformano e fanno un spazio molto diverso in questo senso. Questi sono dei modelli che abbiamo fatto prima, un'idea di un muro che potrebbe essere cambiare, che anche ce ne abbiamo in quel momento, delle fotografie 24 ore in cui tu facevi una sorta di deformazione oppure qualcosa, ti facevi le fotografie e in quel momento diventava un po' un gioco. Il visitatore, quando attraversa il muro, diviene un artista. Per noi era quello il momento importante. Tu sei artista nel momento in che puoi trasformare lo spazio e puoi essere parte. Non è un'idea di un'arte per contemplare, non è un'idea di architettura per guardarla, è un'idea di architettura che deve cambiare, che è più vicina con la condizione di performatività, che non è propriamente un'architettura stabile, che deve cambiare, che deve capire le condizioni al momento in cui. Noi avevamo anche scritto nel muro diversi tipi di parole che ti spingevano un po' a toccare, a baciare, a fare queste cose, e poi le persone si sono collegate a questa idea. In quel momento per noi diventava un po' questo gioco di ombre, di un gioco di condizioni in questo senso. Le persone baciavano il muro, facevano anche delle immagini così, e questo momento per me è molto importante, in cui le persone che giocano, li fanno le fotografie e diviene una condizione molto diversa in quel senso di un'architettura. Questi sono i bambini e poi le persone più grandi erano bambini anche, questo mi interessa. Come propiziare che le persone grandi giocano altre cose? Noi giochiamo, ci abbiamo dimenticato di un sacco di cose, è l'unica possibilità per noi della critica in questo senso. Questo è il muro funzionando nella Triennale sei anni fa, mi sembra.
Abbiamo parlato di tre temi, parleremo allora di una delle cose che per noi è sempre, quasi sempre, in tutti i progetti. Quello che noi parliamo è un'architettura aperta e sistematica, come l'adattabilità e il cambiamento basato in questo caso sulla ripetizione. Però abbiamo un interesse molto preciso di tentare di capire come fare un'architettura che possa essere responsabile dal cambiamento. Un po' una sorta di idea dalla tipologia classica rossiana, oppure che diviene un altro tipo di condizione. Come possiamo fare un'architettura che può cambiare e che può essere instabile nel suo uso e che può essere adattabile a diversi tipi di condizioni, ma la forma può permanere generalmente. Allora, abbiamo un interesse abbastanza chiaro, un'architettura come sistema aperto e performativo. Come le persone usano lo spazio di una maniera performativa, la stessa architettura può essere anche performativa. Si può pensare come istruzione, come regole, che loro li possono anche usare altri architetti, che poi può essere anche una critica all'idea dell'autore. Alla fine possiamo dire che se io ti do l'istruzione, noi abbiamo fatto, che non farò vedere, 31 scuole a asili nidi nel nord della Colombia, in cui abbiamo fatto l'istruzione, abbiamo fatto tre, e gli altri progetti ne hanno fatto gli architetti dei piccoli paesini dal nord, dove c'è stata una grandissima inondazione, si dice, e poi hanno fatto diverse configurazioni con lo stesso. Allora, oltre al concetto di architettura finita e chiusa, proponiamo lo sviluppo di sistemi aperti ed adattativi, concepiti da moduli e patterns adeguati alle più diverse condizioni, topografica, urbana e programmatica. Questo è una critica a quella idea. Dal luogo, la critica, l'idea dal programma, una critica, l'idea della funzione fa la forma dell'edificio. In questo senso abbiamo fatto un sacco di progetti che si possono capire con questa idea di diagramma che li possono attaccare di più, si possono fare di diverse forme. In questo caso farò vedere un progetto, progetti che sono capaci di crescere, di essere adattativi, che si possono fare per pezzi, che possono anche cambiare, possono apparire anche altri tipi di modelli non fatti per lo stesso architetto, si possono fare per altri architetti in questo caso. E poi questi progetti si caratterizzano, soltanto leggerò un po' in fretta, però sono temi che per noi sono molto importanti, sono strutture non finite, hanno la capacità di crescere e adattarsi, sono basati sulla disposizione come giocattoli. È una condizione molto diversa quella di disegnare, non si dice così, mi sembra che progettare, di componere uno spazio, di componere una facciata. Per noi non è importante le facciate, le composizioni in questo caso, per noi è importante le condizioni di disposizione, come mettiamo i pezzi sul luogo, sullo spazio, questo diventa un altro tipo di cosa, non hanno luogo o scala, contraddicono l'idea di composizione e favoriscono l'idea di configurazione. E il programma è la capacità di essere scambiabili. Io posso cambiare il programma, posso cambiare anche i pezzi, dipendendo un po' dalle condizioni che possono passare. Si basano sulle regole e protocolli, hanno un'intelligenza formale e adattativa, magari sono più vicine a quell'idea di un sistema vivi, quelle cose che parla Fitto Capra, di un'idea di un'architettura che risponde alle condizioni esterne come risponde una pianta in questo senso, e criticano l'idea di oggetto e valorano l'idea di modello di campo, di fondo figura, in questo caso. Allora farò vedere un progetto che abbiamo fatto con Camillo Magni e con João Nunes nella Università di Roma, un concorso che abbiamo fatto l'anno scorso, in cui abbiamo proposto un tipo di progetto che tentava di raccogliere un sacco di condizioni nella periferia romana, le condizioni che c'erano intorno a queste condizioni, e poi che c'era un concorso che poteva essere anche, che rispondeva a un sacco di condizioni. Abbiamo proposto tre tipi di moduli, queste sono le connessioni, e spazi diversi che potevano collegarsi in questo caso. Questo è un progetto la Università Biomedica di Roma, nella periferia, e loro, questi erano i pezzi, il progetto era un progetto abbastanza grande, 100.000 quadri, questo è un ospedale che fa parte dal campus biomedico, e questa era la prima parte. Noi abbiamo proposto questi pezzi che si
collegavano attraverso di queste parti, un tipo di architettura fatta di pezzi, di moduli, che ha un'intelligenza formale, che può essere anche adattativa in questo senso. Allora i moduli potevano anche cambiare dell'uso con il tempo. Come si può pensare un'architettura in cui in 30 anni le condizioni dell'educazione cambiano così sempre? Allora dobbiamo capire un tipo di architettura che può essere adattabile, che può crescere, che può cambiare l'uso. Che non, il problema non è proprio come posso mettere dei laboratori qui, ma dopo diventano un simulation center, oppure può essere un salotto di classe in quel senso. Allora, questa idea di intercambiabilità programmatica critica il concetto di efficienza e di funzionalità come l'unico modo di pensare e sviluppare un edificio. Tipo, noi possiamo scambiare l'uso. Domani non sapevamo cosa accadrà con l'uso delle cose che stavamo facendo. Poi l'educazione cambia tantissimo in questo senso. Il modulo può essere un centro medico, il modulo può essere un centro culturale, il modulo può essere un centro educativo, e cambia completamente in questo senso. Abbiamo proposto un tipo di architettura aperta, e questo è un video che farò vedere, che è un po' lunghetto, però che mi sembra che si capisce benissimo l'idea di modularità e anche come questo progetto si collega con le condizioni romane in cui abbiamo fatto il progetto. Il progetto si può costruire in diversi tempi, diversi fasi, si può fare anche in maniera diversa, si può configurare in un'altra maniera, perché cambia, perché magari hanno bisogno di più cose. Allora il progetto può essere collegato all'antico ospedale, può essere soltanto 4 pezzi qui, oppure può essere più pezzi in questa parte. Un'idea di architettura in cui loro decidono come si potrebbe fare, non solo noi gli architetti. Io ti do le istruzioni come se fosse un gioco, io ti do le regole e tu li puoi fare dopo, io ti faccio i primi esempi, e poi c'è anche una condizione in cui magari c'è un po' l'idea di un po' della morte dell'autore, perché alla fine chi conosce chi ha proposto diversi giochi? Quasi nessuno. I giochi, quello che è importante è che ti do le regole e tu fai parte di questo tipo di architettura per farlo. Hello dear audience, welcome to A Living Campus. A quick course to uncover the curriculum behind the conception of the brand new Università Campus Biomedico in Rome. We will focus on explaining the 4 basic operations that make this campus an open and flexible system prepared for change, a landmark that dialogues with the landscape and becomes recognizable, a sustainable environment where architecture is a pedagogical tool, a place built by events, before, during, and above all, after construction, where space, students, neighbors, and the citizens of Rome get involved in a reciprocal living process of learning. Lesson 1, addition. How can the campus learn to be a flexible system? The essential lies in the division of the pieces. First, a base module that fosters diversity of activities and ways of educating. Then, a series of complementary pieces that help to articulate the whole. By adding these pieces with clear objectives and rules, we can occupy the space and have a myriad of activities that promote diversity throughout the campus. It is an operation that encourages us to learn to adapt to change and future needs. Lesson 2, subtraction. How can the campus learn to be a landmark? Building in tandem with nature decreases the negative impact. Understanding how the landscape operates during strong stationary changes allows us to optimize natural resources with intelligence similar to the logic that governs the extensive Roman agricultural fields. The interstitial and connective spaces are defined thematically. The vegetation itself varies and succeeds in activating the informal spaces. In this operation, the result is a dialogue between landscape and architecture, where the whole becomes a recognizable element. Lesson 3, multiplication and division. How can the campus learn to be sustainable? The long-term value of the campus is divided between the standardization of its elements and the way it is planned.
Having the possibility of easily understanding the economic impact of establishing new modules or changing the priorities of the plan can optimize limited and variable resources that depend on multiplying activities, students, or needs. The standardization in the master plan applies to on-site improvements, expansions, and new buildings. A standardized view of materiality can divide environmental efforts between mechanical, bioclimatic, and pedagogical strategies. The facade acts as a multi-layered epidermis, adapting the buildings to different seasons and solar orientations. The human scale of the modules and the permeability of the facade enter into dialogue with the students. Using the changes in natural light and internal ecosystems to increase the awareness on how to reduce the consumption of resources in the complex. Divisible structures can multiply the range of use in the space in unimaginable ways. If architectural structures are conceived from the idea of activity and possibility, they can multiply the programmatic trajectories. When a space is always in process, everybody, from the potential users to the builders themselves, can have a voice. Lesson 4, exponentiation. How can the campus learn to be an event? The project incorporates a social emphasis that seeks to generate acceptance, relevance, and identity for the institution and for the campus. Based on the processes of community participation, which includes directives, students, teachers, neighbors, and citizens, a public program that can be modified and designed by its users will be constructed. The new campus will be capable of transforming with seasonal events, celebrations, and daily activities. Instead of a single iconic building, the architectural modules throughout the site will generate a memorable image. The gardens where the flowers grow will learn to be a laboratory for growing innovation. The laboratory where you experiment will learn to be a library of experiences. The library, where you should be quiet, will learn to be a playground to express. The playground, where people work out, will learn to be a stage to perform. The stages for cultural activities will learn to be events where people have a voice. And then the campus will be a living, breathing, and constant process where space will learn. Ci sono alcune delle immagini del progetto che abbiamo presentato a Roma, fatto in mattoni, ma abbiamo prodotto un tipo di mattone, abbiamo fatto anche un mock-up a Bogotà, molto preciso da come si doveva fare. Questa facciata ha la possibilità di comprimersi e espandersi, e che poteva cambiare dipendendo un po' dall'uso interno. Questa parte è la parte delle abitazioni dall'università, questi sono dei diversi moduli di insegnamento. Questo è un bellissimo disegno che ha fatto Omar, che è propriamente bellissimo, è così grande, avrei voluto portarlo perché è bellissimo, dove si vede un po' come funziona il progetto, come è dentro, questa idea di un tipo di membrana che diviene ogni tanto, può essere fuori, dentro, che dissolve le condizioni dall'interno e dall'esterno nel progetto generalmente. Qui c'è anche l'idea di quello che abbiamo parlato, noi stiamo cercando un po' quella idea di come si può pensare in un tipo di autore che non è quello che diviene come se fosse un tipo di grande architetto che ha siamo facilitatori di condizioni umane e non umane, che possiamo collegare diversi agenti che vengono dentro di un progetto, che non è un problema, non è un problema di condizione, di un'idea fantastica. Allora, mi mancano due temi, parlerò di anomalia e come si può moltiplicare l'uso e costruire spazi diversificati. In questo caso parlerò da un ospedale che abbiamo fatto a Bogotà.
la anomalia come attivatori di nuovi rapporti. Siamo interessati a introdurre le attività anomale che permettano di aprire nuove possibilità di uso. Come succederebbe se al centro di un ospedale si fosse una pista di ballo o un parco dei bambini. È questo che farò vedere un po' nel progetto che abbiamo risolto in questo caso. Questo noi li chiamiamo altri spazi e spazi eterotopici, che è un concetto di Foucault, in cui si oppongono all'idea di tutti gli altri spazi. Sono luoghi assolutamente diversi che si oppongono ai luoghi comuni e sono destinati a annullare, compensare, neutralizzare, purificare le condizioni della vita quotidiana. Sono molto collegata a quell'idea dal gioco, dall'anomalia, in questo caso. Questi spazi sono, si liberano l'immaginazione rilevando la realtà illusoria degli spazi quotidiani. Farò vedere un progetto che si chiama l'Ospedale Universitario della Fondazione Santa Fe a Bogotà. Anche la Lorenza Varoncelli ha lavorato con noi, perché lei è stata a Bogotà 2 anni lavorando con me, e lei è stata il capo di disegno di questo progetto quando abbiamo fatto il concorso che abbiamo vinto. Allora, come si può progettare la maggior parte degli ospedali al mondo? Si progettano come un problema soltanto funzionale, come un problema di connettività in fretta che diviene casi che può essere come un tipo di spazio medico propriamente collegato con i tubi, con queste cose. Sono soltanto prodotti funzionali, come diagramma di usi. Allora, i risultati da un ospedale è un problema di connettività medica, di velocità, di collegare. Ma che passa dentro di un ospedale? Come funzionano la famiglia? Come funzionano i pazienti? Come funzionano i medici? Quali sono le altre agenti che compongono questo spazio? Si potrebbe ballare in un ospedale, perché abbiamo bisogno di avere tempo per ballare le persone che sono lì. Possiamo seminare piante, possiamo avere un farfalario, possiamo avere anche dei posti di giochi per giocare con i bambini. Noi avevamo proposto tutte queste cose allo spazio dell'ospedale. È stato molto difficile di farlo, perché i medici credono che hanno sempre la ragione di tutto, e loro hanno capito e ci hanno lasciato fare una parte di tutte le cose che avevamo proposto. Allora farò vedere tutte le cose che ho proposto, ma adesso stiamo facendo un altro dove ho potuto mettere un luogo per ballare dentro di un ospedale, perché in Sud America ballare è una cosa molto importante. Allora, come possono ballare le persone che aspettano, ascoltare musica, ballare un attimino? Diviene un'altra cosa, non è un problema di essere messo nella metà di questo ospedale per queste cose. Allora, la proposta parte dell'idea di introdurre nuovi usi e azioni all'interno dell'ospedale. Intese come anomalia, questi usi moltiplicano le attività e generano spazi di rilassamento e divertimento all'interno da un spazio. Questo è un ospedale normale, dove tutto è collegato attraverso di questa sorta di diagramma funzionale. Ma come ballare e cantare in un ospedale? Queste sono delle cose che abbiamo proposto nel progetto che farò vedere. Come i bambini dal quartiere potevano andare lì con i vetro, per senza rumore, e tu sei ammalato, ma puoi guardare i bambini, puoi vedere i bambini, sei parte della città, non sei fuori, non sei una persona che non può collegarsi con la città perché sei ammalato. Come si può fare un tipo di spazio in questo senso? E questo è quello che abbiamo potuto fare, che è a fare un farfalario, un giardino di piante al 9° piano di un ospedale. Questo che abbiamo riuscito a finire, abbiamo convinto i medici e le persone. Adesso, con il nuovo ospedale che stiamo facendo cose molto più interessanti. Questi sono gli agenti che abbiamo tentato di capire come si potevano mettere dentro di questo ospedale, e questo è l'ospedale in cui questa concavità e dove ci sono delle anomalie all'interno del progetto. Poi abbiamo anche proposto un tipo di mattone, dopo lo faccio vedere meglio. La pelle di questo progetto lavora di una maniera inversa come funziona il mattone, no? A compressione lavora a tensione. Questo è l'ospedale, che ci sono diversi tipi di piante. Questo è lo spazio all'interno, al 9° piano dall'ospedale, in cui si può sedere, le persone vanno, seminano piante, è un luogo dove tu vai, ti siedi lì. E poi c'è una cosa importante per noi in questo senso, è che il vetro fuori, quando tu sei qui, si ascolta la città, si vedono le farfalle, ci sono dei uccelli, c'è un luogo dove vai via dall'ospedale, sei dentro dell'ospedale, ma quando sei qui sei parte della città, non sei fuori della città, non sei fuori delle condizioni umane in cui noi abitiamo. Questa è la facciata dal progetto, tutte fatte in un mattone che abbiamo disegnato di maniera molto chiara per lavorare a tensione.
E questa è l'idea del progetto con cui abbiamo lavorato. And brick by brick, I was built. Since I was very young, I have devoted myself to the care of those who come to me. Each of my parts plays a role in getting me closer to what I want to do, help people. But each time I had less and less space, everything got complicated because people began to feel uncomfortable. Although I've always been taught to be methodical, sober, and efficient, I have changed. I don't want to be the place where sick people go. I want to be the place where people can heal. I want it to be unconventional, operate differently, become an anomaly that helps healing. Now I have a big garden that works as a lung. I'm a tool for tranquility, relaxation, and fun. My skin is flexible, made of lightweight bricks that let light and heat pass through me. I'm bigger now. Like veins, my hulls branch out through the space. Now there's more light. My illuminated spaces are pleasant to wander through. E le cose importanti che avevamo voluto fare è questa idea di mattone in cui le finestre da un quarto di ospedale sono sempre una piccola finestra. Ha detto ventane, no? Finestre. Delle finestre sono... Allora, volevamo far sentire le persone parte della città. Si apre, si chiude, dipendendo dalle condizioni, si è una USI oppure si è un spazio di una camera per le persone che non sono così male, però l'idea era di essere collegato all'interno. Queste sono la parte neonati dove tutto aperto, tu senti la città, c'è il sole, non è questi corridoi così oscuri. Il progetto fa parte dalla condizione da Bogotà. Bogotà è una città tutta fatta in mattoni. Possiamo parlare ancora di più intorno a questa idea del mattone, perché no? Poi, così. Però quella idea della pelle, che è una delle condizioni, ci hanno chiesto di fare un progetto in mattone. Allora noi abbiamo tentato di capire come funziona il mattone con il progetto in altezza. Alla fine il mattone non funziona come un tipo di materiale a compressione che sopporta l'edificio. È soltanto una pelle. Allora, come li possiamo dare a questo mattone una condizione di pelle propriamente, di lavorare come una pelle che si può comprimere, espandere e che può essere adattabile a diverse condizioni all'interno in questo caso? Allora, questi sono i diversi tipi di mattone che abbiamo progettato. Questo è e poi c'è una cosa importante per noi, sono anche scambiabili e modulari. Io posso cambiare la finestra quando voglio, soltanto che tolgo due cose e posso cambiare il progetto. Questo fa parte della costruzione, queste sono delle diverse immagini, quell'interno dalle diverse stanze sono da aspettare. Questa è una prova che abbiamo fatto con le operari, ci abbiamo fatto anche delle prove così grandi nel laboratorio, tutte queste cose. E queste sono immagini all'interno e finirò con un piccolo video che è molto piccolo. Mi è mancato un concetto, avrei voluto avere più tempo per spiegare ancora meglio ogni di sei concetti che ho tentato di far capire. L'ultimo era quello della partecipazione con cui stiamo lavorando adesso alla Fondazione Orizzontale per fare spazi di giustizia restaurativa, che nella Colombia è molto importante per le condizioni che ci sono per dopo la guerra che abbiamo avuto.
Va bene, niente, molte grazie e spero di avere un po' più di tempo la prossima volta per finire ancora di più. Va bene, grazie.